Buonasera a tutti e benvenuti al primo live dei laboratori in diretta. Io sono Nancy Martorana, sono un'assegnista di ricerca del Dipartimento di Fisica e Astronomia e sono associata ai Laboratori Nazionali del Sud. Oggi, insieme al dottore Paolo Russotto, vi parleremo di particolari nuclei che vengono chiamati nucleosotici e in particolare di un nuovo apparato attualmente in costruzione ai Laboratori Nazionali del Sud, di cui Paolo è responsabile. Io saluto Paolo, do il benvenuto. Ciao Paolo, ci senti? Ciao Nancy, mi sentite? Sono Paolo Russotto, ricercatore dei Laboratori Nazionali del Sud e vi do il benvenuto a questa diretta. Bene, grazie Paolo, ti sentiamo benissimo. Allora, prima di iniziare a parlarvi di nucleosotici, io vorrei invitarvi ad interagire con noi scrivendo al numero WhatsApp che vedete qui in alto. Scriveteci le vostre domande, perplessità e curiosità. Noi faremo delle pause per rispondervi. E inoltre, un po' per rompere il ghiaccio, la prima persona che farà la prima domanda vincerà uno dei gadget che vedete qui in figura. Il primo, ma non l'ultimo, perché durante il live noi faremo altre domande. Ci saranno alcuni quiz che vi consentiranno di vincere altri premi dell'evento. E vi invitiamo a rimanere con noi fino alla fine, perché ci sarà un momento quizzone in cui si potranno vincere diversi premi proprio dell'evento Notte dei Ricercatori. Ok, a questo punto, prima di passare la linea a Paolo, io vorrei trasmettervi e un po' spiegarvi quello di cui ci occupiamo. Noi ci occupiamo di fisica nucleare, in particolare studiamo il cosiddetto nucleo atomico. Come tutti noi sappiamo, l'atomo è un po' il mattone della materia che ci circonda e della materia di cui noi stessi siamo fatti, ed è costituito da una parte centrale, che viene chiamata appunto nucleo atomico, formata a sua volta da particelle subatomiche che vengono chiamati protoni, che sono cariche positivamente, e neutroni, che invece non hanno carica elettrica. E inoltre abbiamo una nube di elettroni che orbita intorno al nucleo. In prima approssimazione possiamo pensare che il nucleo sia una sferetta e protoni e neutroni stanno all'interno della sferetta, distribuiti in modo più o meno uniforme, tenuti insieme da quella che viene chiamata interazione nucleare forte. Ci sono altri modelli che descrivono il nucleo, ma noi oggi non andremo così in dettaglio. È ovviamente per noi molto complicato cercare di immaginare e di visualizzare il nucleo, ma anche l'atomo, perché sono oggetti molto piccoli. Pensate che il raggio atomico è più di 1 miliardo di volte più piccolo rispetto alla scala con cui noi interagiamo e vediamo, quindi rispetto agli oggetti che noi tocchiamo tutti i giorni con mano. Se volessimo però fare un esempio, quindi un po' visualizzare l'atomo, potremmo immaginare un atomo grande come un campo da calcio, di una lunghezza di circa 100 metri. A quel punto gli elettroni sarebbero sugli spalti dello stadio e invece il nucleo sarebbe soltanto una sferetta o addirittura una formichina della grandezza di 1 millimetro posta al centro. Questo ci dà un po' l'idea della dimensione di questi oggetti così piccoli. Qui possiamo vedere una scala, appunto abbiamo ordini di grandezza nell'ordine di 10 alla meno 10, 10 alla meno 15 metri, e proprio per questo per noi è difficilissimo cercare di visualizzare questi oggetti. È altrettanto difficile cercare di visualizzare oggetti molto grandi, per esempio i pianeti, il Sole, ma anche la galassia. Ed è complicato ovviamente comprendere tutti i fenomeni che avvengono all'interno del nostro universo. Potremmo anche pensare che non ci siano connessioni tra quello che viene chiamato l'infinitamente piccolo e quello che invece viene chiamato infinitamente grande. Ma in realtà non è così, perché tutto ciò che succede all'interno del nostro universo, per esempio i processi e le reazioni che avvengono all'interno del nostro Sole, possono essere studiate e comprese soltanto se studiamo a livello basilare cosa succede nelle interazioni tra i nuclei, quali sono quindi le loro interazioni e le reazioni che avvengono. Ok, qui vediamo una classificazione dei nuclei, in particolare questa è una tabella che viene chiamata tabella dei nuclidi e ogni punto della tabella rappresenta un particolare nucleo. Noi non andremo a studiare in dettaglio queste caratteristiche, però è importante capire che i punti neri di questa tabella rappresentano i nuclei cosiddetti stabili. Sono i nuclei che non cambiano, quindi non decadono e mantengono la loro identità nel tempo. Ci sono altri nuclei però che hanno tempi di vita media molto brevi, quindi tempi di sopravvivenza brevi, e quindi tendono a trasformarsi in altre specie nucleari, ovviamente più stabili. Tra questi nuclei ci sono i cosiddetti nuclei esotici. Sono nuclei quindi instabili, con un eccesso di protoni e neutroni rispetto ai nuclei
che normalmente costituiscono la materia presente sul nostro pianeta. Questi nuclei possono essere prodotti in laboratorio utilizzando particolari tecniche che ora andremo a vedere, invece all'interno del nostro universo vengono prodotti in ambienti esplosivi, come ad esempio l'esplosione di supernove. Okay. Abbiamo detto che i nuclei sono oggetti molto piccoli, quindi non possiamo vederli e toccarli per mano, possiamo studiarli facendoli collidere tra loro ed osservando i frammenti di particelle emesse. Un po' come vediamo in questa immagine. Per studiare queste collisioni abbiamo bisogno di tre elementi fondamentali: un acceleratore di particelle, un nucleo bersaglio e dei rivelatori, che sono un po' gli occhi dei fisici nucleari. Adesso io passerò la linea a Paolo, che ci spiegherà cos'è un acceleratore, cos'è un bersaglio e cosa sono i rivelatori di particelle, iniziando da uno degli acceleratori presenti ai laboratori nazionali del Sud, che è il Tandem. Ok, grazie Nancy, spero che mi sentite. Allora, io trasmetto qui dalla sala Tandem. Il Tandem è uno dei due acceleratori operanti qui ai laboratori nazionali del Sud. Come vi ho fatto vedere Nancy, per fare una collisione nucleare dobbiamo fare sbattere un nucleo con l'altro. I nuclei sono entrambi carichi positivamente e quindi dobbiamo fornirgli una energia tale da riuscire ad avvicinarli e fare toccare tra di loro i nucleoni, cioè i neutroni e i protoni che costituiscono i nuclei. Quindi dobbiamo dargli un'energia tale da riuscire a superare quella che noi chiamiamo barriera coulombiana, perché i nuclei, essendo entrambi carichi positivamente, si respingono. Questa la velocità che dobbiamo imprimergli per portarli a contatto e creare una collisione nucleare è una velocità molto molto grande, circa un decimo della velocità della luce. Quindi la prima cosa per studiare una collisione nucleare è avere un acceleratore, cioè uno strumento che prende i nuclei e li accelera ad una velocità molto molto elevata. Quello che vi state vedendo ora con queste strisce bianche e rosse è l'acceleratore Tandem. Non so se riuscite a percepire le dimensioni, è un acceleratore molto grande, la lunghezza è di circa 30 metri. Allora, come funziona questo acceleratore? Questo è un acceleratore elettrostatico, nonostante le grandi dimensioni, è un acceleratore di bassa energia. Vi faccio vedere, spero che riuscite a vedere questi tubi, che indico col mio dito. Questi tubi sono dei tubi in cui viene praticato il vuoto e in cui noi immettiamo i nuclei che vogliamo accelerare all'interno del Tandem. Quello che vi indico ora col dito è l'ingresso di questo enorme sigaro che è chiamato il Tandem. Questo acceleratore in questa zona ha, e dovete immaginarlo come un'enorme pila da 15 milioni di volt. 15 milioni di volt è la differenza di potenziale che avete se mettete insieme 10 milioni di pile di una cella da un volt e mezzo, quindi un bel po'. Questo punto si trova a potenziale zero, è come se fosse lo zero, il meno della pila di una cella. Grazie a un meccanismo di accumulazione di carica, vedete, mi sto muovendo lungo il Tandem, questi sono degli oblò, vedete questo nero che utilizziamo per vedere, questo è un ventilatore che serve a raffreddare il Tandem quando si riscalda un poco. In questa regione centrale, che ora vi farò vedere, questo si trova sul piano mediano, praticamente abbiamo una differenza di potenziale di 15 milioni di volt. Quindi praticamente il nucleo che parte carico negativamente, perché qua noi prendiamo il nucleo che vogliamo accelerare, gli attacchiamo un elettrone, è carico negativamente, si muove verso il punto centrale del Tandem e viene accelerato fino a questo punto. Quindi in questo momento guadagna una certa energia, ma questa energia è ancora insufficiente. Allora noi cosa facciamo? Questo punto, quindi il punto d'ingresso, quello che vi ho fatto vedere all'inizio, è a potenziale zero, questo è un potenziale positivo di 15 milioni di volte, e il nucleo che vogliamo accelerare è negativo, quindi viene attratto verso il potenziale maggiore. In questo punto noi mettiamo un sottile fogliolino chiamato stripper, che strappa quasi tutti gli elettroni ai nuclei che stavamo accelerando. Quindi il nucleo si ritrova positivo in un punto ad alta differenza, con un potenziale molto positivo, diciamo elevato. Quindi subisce una repulsione e un'ulteriore accelerazione verso il punto di uscita del Tandem, che vi sto indicando così, che si trova di nuovo a potenziale zero. Quindi si chiama Tandem proprio perché riusciamo a fare due accelerazioni, quindi la prima dall'ingresso del Tandem al piano mediano con la particella negativa, poi sul piano mediano la particella da negativa la trasformiamo in positiva, e quindi subisce una seconda accelerazione che è ancora maggiore, perché nella prima abbiamo un'accelerazione moltiplicata per una carica elettrica. Qua riusciamo anche a strappargli tante cariche elettriche
e quindi i nuclei subiscono un'accelerazione molto grande. I nuclei che escono dal tandem hanno una velocità che possiamo dire prossima a circa un decimo della velocità della luce, quindi parliamo di 30.000 km al secondo. Sono nuclei che possono fare il giro della Terra in un secondo. Cioè, quindi questi nuclei accelerati escono fuori dal tandem lungo questi tubi che sono sottovuoto. Vedete, questi sono elementi magnetici di cui parleremo dopo, che servono a focalizzare. Questi rossi sono dei dipoli che formano un quadrupolo, sono degli elementi focalizzanti, e viaggiano lungo questi tubi fino ad arrivare ad una zona. Vedete qua questo enorme muro di cemento con quelle due calamite rosse, quelle in dipolo, che servono a deviare questi nuclei e a indirizzarli verso le sale sperimentali. Vi faccio vedere un'ultima cosa. Quindi per fare i nuclei abbiamo bisogno di questa collisione tra un fascio di nuclei accelerati come questo del tandem e un bersaglio. Il bersaglio è invece un sottilissimo fogliolino di materia, quindi quello che state vedendo qua è un bersaglio di carbonio, è dentro una bozzettina di vetro per non usare perché sono molto piccoli e delicati. Quindi alla fine noi spariamo questi nuclei accelerati contro questo fogliolino. Il target, il bersaglio, è appunto questa sottile lamina che vedete non uniforme all'interno del frame d'alluminio. E in quel punto in cui il fascio sbatte con questo avviene appunto una, può avvenire una condizione, mentre per la nostra non succede niente. Questo invece è un bersaglio di alluminio, quindi quella regione ovale è appunto il fogliolino su cui si fa sbattere il fascio accelerato dall'acceleratore per avere una reazione nucleare, per cercare di avere una reazione nucleare. Ora passo la linea a Nancy e mi sposterò in un'altra sala. Nancy, passo a te. Sì, grazie Paolo. Bene, Paolo si sposterà presso il secondo acceleratore, che è il ciclotrone superconduttore, ma io adesso vi faccio la prima domanda del live. Abbiamo parlato quindi di nuclei bersaglio. Qui vediamo dei bersagli montati su appositi supporti all'interno di uno dei grandi rivelatori presenti ai laboratori, che è Multirivelatore Chimera. Vi faccio vedere alcune foto, in particolare vediamo un bersaglio di carbonio, un bersaglio di plastica. Questi bersagli si possono riconoscere anche dal colore. Il carbonio è molto scuro, come ci ha fatto vedere anche Paolo, il bersaglio invece di CH2 plastica è molto sottile e anche trasparente. Vi chiedo di indovinare il materiale di cui è fatto il bersaglio che vedete qui. Il primo che risponderà correttamente, ma anche più velocemente, si aggiudicherà il primo premio del live. Vi do qualche secondo per poter guardare bene la foto e vi aiuto un po' dicendovi che sicuramente è un materiale abbastanza costoso. Bene. Ok. Andiamo avanti. Paolo ci ha spiegato le collisioni ed energie del tandem. Le reazioni che possiamo studiare con l'acceleratore tandem sono le cosiddette reazioni a bassa energia, in cui abbiamo un nucleo proiettile che viene accelerato e collide su un nucleo bersaglio, e i processi che abbiamo sono processi come quello della fusione, cioè da due nuclei che collidono si forma un unico nucleo. Questo nucleo ovviamente è eccitato e dopo un determinato tempo si disseccita emettendo, diciamo, particelle, per esempio particelle gamma, ma anche altri frammenti, come per esempio particelle alfa o diversi nuclei. Queste però non sono le uniche collisioni che noi possiamo studiare. Utilizziamo infatti l'altro acceleratore, che è il ciclotrone superconduttore, che invece ci consente di studiare delle reazioni ad alta energia. Queste reazioni sono un po' più violente, più catastrofiche potremmo dire. In questo caso abbiamo un proiettile che viene accelerato su un bersaglio che è anche questo fisso, e da questa reazione vengono prodotti tantissimi frammenti. Quindi l'acceleratore tandem e il ciclotrone superconduttore sono due acceleratori complementari che permettono di studiare processi diversi. Tra i processi che noi possiamo investigare e quindi comprendere ci sono sicuramente le reazioni nucleari che avvengono all'interno delle stelle, come il nostro Sole. Per esempio il video che vediamo a sinistra diciamo rappresenta la fusione di nuclei di idrogeno con formazione di elio 4.
che in qualche modo ci spiega la presenza anche della vita sulla Terra. Cioè, e al contrario, invece, sulla destra vediamo la fusione di particelle alfa, quindi è uno step successivo. Dalla fusione di due nuclei di particelle alfa si ha poi la formazione del carbonio 12, che è un elemento fondamentale per la vita sulla Terra. Ok, vediamo appunto che dopo la collisione vengono prodotte tantissime particelle. Queste particelle vengono rivelate con gli occhi dei fisici nucleari, che sono i cosiddetti rivelatori. Esistono diversi tipi di rivelatori, ad esempio rivelatori a scintillazione, rivelatori al silicio e rivelatori al gas. E ogni rivelatore viene utilizzato per studiare particolari caratteristiche. Ad esempio, spesso si vuole determinare la massa, l'energia, la posizione, la carica delle particelle rivelate. E a volte i fisici nucleari utilizzano anche combinazioni di questi rivelatori, in particolare rivelatori a scintillazione e rivelatori al silicio, che sono altamente performanti, come avviene nel caso dei multirivelatori chimera. A questo punto passiamo alla descrizione del ciclotrone superconduttore. Anche in questo caso io passo la linea a Paolo. Paolo, ci senti? Salve. Sì, esatto. Mi sento, grazie Nancy. Allora, innanzitutto, ora ho anche io una domanda per voi, si vincerà un premio. Da quello che vi sto facendo vedere è un rivelatore, quindi è uno di questi oggetti che noi utilizziamo per rivelare i nuclei. Il rivelatore è un oggetto che quando viene colpito da un nucleo si fornisce un'informazione sia sull'arrivo della particella sia sul tipo di nucleo, quindi diciamo è il nostro occhio. Quello che vi chiedo è se questo rivelatore che sto inquadrando è questa specie, questo specchietto. La parte verde è una parte di elettronica, di PCB con le piste. Se questo è un rivelatore a gas, un rivelatore a silicio o uno scintillatore, cos'è secondo voi? Rispondete al numero in sovraimpressione e sarete contattati se indovinate il primo, se indovina. Quindi è un rivelatore a gas, un rivelatore a silicio o uno scintillatore? Va bene. Ok. Il vincitore. Passo ora al... Va bene. Ok, quello che vi sto facendo vedere ora invece è il ciclotrone. Non mi posso avvicinare troppo perché, diciamo, vedete, è una grossa struttura, una grossa torre. Il ciclotrone è il secondo acceleratore che utilizziamo qui ai laboratori della Scuola del Sud e, nonostante un acceleratore molto più piccolo del tandem, lo potete vedere come un cilindro con un diametro di qualche metro, è un acceleratore di maggiore energia, cioè riesce ad accelerare i nuclei ad una velocità maggiore rispetto a quella del tandem. Le velocità che riusciamo a raggiungere con questo acceleratore sono prossime a circa un terzo della velocità della luce. Quindi le particelle che escono dal ciclotrone viaggiano a circa 120.000 km al secondo, farebbero il giro, tre volte il giro della Terra in un secondo. Cioè, ok. Il principio di funzionamento del ciclotrone è diverso rispetto al tandem, però i principi sono sempre quelli. Il ciclotrone lo potete immaginare come un piano circolare diviso in due metà, quindi in due D, due semicirconferenze. Tra queste due semicirconferenze si applica una differenza di potenziale. Noi allora prendiamo un nucleo carico positivamente e lo facciamo muovere tra una semicirconferenza e l'altra. Attraverso una piccola differenza di potenziale viene accelerato. Il trucco in questo caso è che abbiamo un campo magnetico perpendicolare alla direzione di accelerazione del campo elettrico e per effetto della forza di Lorentz i nuclei sono costretti a muoversi su delle orbite circolari che poi diventano praticamente a forma di spirale, perché i nuclei fanno un percorso circolare, attraversano le due semicirconferenze, vengono accelerati, aumentano un pochino il raggio della loro orbita e ripassano tra le due semicirconferenze e vengono nuovamente accelerati. Aumentano un pochino il raggio della loro orbita e ripassano tra le due semicirconferenze e vengono accelerati. Quindi alla fine quello che succede è che mentre nel tandem riusciamo a fare due accelerazioni, qua riusciamo a fare un numero elevato di accelerazioni, perché ogni qualvolta una particella fa un giro all'interno del ciclotrone viene accelerata ben due volte, ogni qualvolta passa tra le due semicirconferenze. Più la particella è veloce, maggiore il raggio della sua orbita, ci sarà un punto in cui il campo magnetico non è più tale a curvare, non è più in grado di curvare la traiettoria delle particelle, e le particelle escono fuori. Questo, diciamo, è il limite che dà l'energia massima delle particelle accelerate dal ciclotrone.
le particelle escono da, lungo questo tubo, vedete questo qua che vedete qua è un quadrupolo di focalizzazione, credo che riesco a inquadrarvi la scritta, è X2 e quadrupolo 2 della linea di estrazione, da dove estraiamo i fasci dal ciclotrone, e poi i fasci continuano a viaggiare, qui vedete su un altro quadrupolo che serve a focalizzare, naturalmente il fascio è un insieme di particelle che viaggiano, potete immaginarlo come un raggio di luce. Queste particelle camminando tendono un pochino a disperdersi, ad allargarsi. I quadrupoli sono come delle lenti convergenti che rifocalizzano il fascio per dare delle migliori proprietà di trasporto. E poi praticamente arriviamo in questa regione, vedete, questo grosso mattone blu è un dipolo che serve, come vedrete dopo, a curvare, quindi a far curvare praticamente il fascio e a portarlo sempre dentro questa linea, questi tubicini grigi che vedete qua, sono appunto la linea di fasci sottovuoto lungo cui viaggiano i fasci accelerati, e ora poi vi farò vedere per cosa li usiamo. Ora passo la linea a Nancy. Esatto, Paolo, mi senti? Sì, ti sento. Esatto, allora bene, noi abbiamo parlato di fasci tandem e fasci da ciclotrone, sono comunque giustamente due fasci diversi. Puoi per esempio illustrarci, parlarci un po' degli isotopi del carbonio? Ci sono sicuramente isotopi stabili, ma ci sono anche isotopi con tempi di vita media differenti. Ok, grazie Nancy. Quindi ora entriamo nel vivo dell'argomento. Quindi finora abbiamo parlato dei nuclei accelerati, ora cerchiamo di capire un po' meglio cosa sono i nuclei isotopici. Il carbonio è uno degli elementi più abbondanti e soprattutto sul nostro pianeta, ed è quello che caratterizza la vita, sappiamo l'importanza del carbonio. Il carbonio esiste sul pianeta Terra in tre isotopi, sono tre. Mi sentite? Sì, ti abbiamo perso per un attimo, ma adesso ti sentiamo bene. Ok, quindi abbiamo tre diversi tipi di atomi di carbonio, nel frattempo vi qua del ciclotrone. Questi tre atomi, tre tipi di isotopi dell'atomo di carbonio sono il carbonio 12 e il carbonio 13, che vedete qui in grigio in questa tabella, e il carbonio 14, che vedete qua in blu. Carbonio 12 ha 6 protoni e 6 neutroni, carbonio 13 6 protoni e 7 neutroni, carbonio 14 6 protoni e 8 neutroni. Il carbonio 12 e il carbonio 13 sono nuclei stabili, cioè vuol dire che se voi oggi prendete un nucleo di carbonio 12 e poi tra un milione d'anni andate a vedere, o meglio, se prendete 100 nuclei di carbonio 12 e andate a vedere tra un milione di anni, vi ritrovate sempre 100 nuclei di carbonio 12. La stessa cosa vale per il carbonio 13, è un nucleo stabile, quindi se prendete oggi 100 nuclei di carbonio 13, tra un milione o 10 milioni di anni avrete sempre 100 nuclei di carbonio 13. La differenza è il carbonio 14. Il carbonio 14 è un nucleo che ha un eccesso di neutroni, ha troppi neutroni rispetto a quello che la natura vorrebbe, e quindi è un nucleo instabile, vuol dire che dopo un certo tempo il nucleo di carbonio 14 si trasforma in un nucleo che la natura preferisce, che è l'azoto 14, e il tempo di vita media è circa 5700 anni. Cioè, quindi vuol dire che se voi prendete 100 nuclei di carbonio 14, dopo 5700 anni ve ne ritrovate 50. Quindi questo è un nucleo instabile. Però praticamente sulla Terra ci sono delle tracce di carbonio 14, si formano nell'interazione dei raggi cosmici, quindi è poco abbondante, però sulla Terra il carbonio 14 lo trovate, se lo volete studiare, è difficile da trovare perché è raro, ma si trova, soprattutto se sapete la datazione basata sul carbonio 14. Se invece andiamo a prendere il nucleo ancora più strano, che è il carbonio 16, vedete in questa tabella, questo è un nucleo che ha 6 protoni e 10 neutroni, e la sua vita media è 747 millisecondi, quindi vuol dire che se voi prendete 100 nuclei di carbonio 14, dopo praticamente 747 millisecondi se ne avete una metà, quindi dopo pochi secondi vedete che praticamente di carbonio 14 non ve ne rimane quasi niente, quindi il carbonio 16. Quindi il carbonio 16 è un nucleo che non esiste sulla Terra, perché praticamente vive talmente poco da poter dire che è un nucleo che non è presente sulla Terra, quindi è un nucleo che non esiste sulla Terra, ed è questo un esempio importante di nucleo esotico. Un altro esempio di nucleo esotico lo possiamo vedere per l'ossigeno. Vedete, praticamente l'ossigeno, qui vedete, ossigeno 16, 17 e 18 sono tutti nuclei stabili, invece praticamente se guardate l'ossigeno 14 è un nucleo molto povero di neutroni, e la sua vita media è di circa 70 secondi, anche questo è un nucleo che non esiste sul pianeta Terra perché qualora fosse prodotto vive talmente poco da scomparire.
però questi due sono comunque di fondamentale importanza. Per esempio, l'immagine che vedete qua è la simulazione, o meglio, il disegno in base a una visione artistica, di una stella di neutroni che assorbe, diciamo, una stella partner. La stella di neutroni è una stella molto compatta, con un raggio di circa 10 km, ma con una massa molto più grossa della stella rossa grande che vedete al lato, e per attrazione gravitazionale la materia finisce verso la stella di neutroni. Questo fenomeno dà luogo, questo fenomeno di assorbimento dà luogo a dei lampi di raggi X molto energetici, che vengono chiamati X-ray bassi di tipo 1, e questi sono dei progetti candidati per la nucleosintesi degli elementi. E in particolare, se vedete qua, se vediamo listato delle reazioni, ci sono un sacco di reazioni in cui l'ossigeno 14 entra in gioco, quindi può fare delle collisioni nucleari, e queste collisioni nucleari sono quelle che poi determinano la probabilità di produrre elementi più pesanti e quindi di governano la nucleosintesi. Quindi questi nuclei esotici, che sulla Terra non esistono e che vivono pochissimo, giocano invece un ruolo fondamentale in molti processi esplosivi che avvengono nell'universo e che determinano appunto la nucleosintesi degli elementi che sono poi quelli che fanno il nostro mondo. Bene Paolo, grazie. Ci scrivono che abbiamo qualche problema di audio, purtroppo ci troviamo in sale sperimentali e non sempre riusciamo ad avere una connessione molto stabile. Appunto vi dico che abbiamo ottenuto una buona conoscenza delle proprietà nucleari per quanto riguarda i nuclei stabili. Abbiamo invece ancora bisogno di studiare i nuclei esotici, dobbiamo infatti capire quali sono le condizioni di questi nuclei, come interagiscono e come cambia soprattutto l'interazione nucleare quando aggiungiamo molti neutroni ai nuclei. Ok, in particolare abbiamo visto all'inizio che un nucleo può essere assimilato a una sferetta in cui neutroni e protoni sono contenuti all'interno della sferetta in modo più o meno uniforme. Quando invece aggiungiamo molti neutroni a questi nuclei, i neutroni non sono più diciamo, legati in modo molto forte alla parte centrale. Si generano quindi dei nuclei in cui i nucleoni in eccesso possono formare o un alone, quando i nucleoni in eccesso sono pochi, come per esempio nel caso del litio-11, oppure addirittura quando i neutroni sono molti in eccesso, si genera una pelle neutronica. Anche in questo caso la presenza di nuclei con alone o nuclei con pelle neutronica cambia tantissimo le proprietà della materia nucleare ed è proprio per questo interessante studiarne le caratteristiche. Ok, a questo punto passo di nuovo alla linea a Paolo che ci spiegherà un po' la struttura cluster. Sì, salve, ok, senti? Ora sì, spero riuscite anche a vedermi, perché mi sentite? Ti vediamo bene, sì. Ok, grazie Nancy. Allora, naturalmente i nuclei esotici, come avevo già spiegato Nancy, presentano delle caratteristiche peculiari rispetto ai nuclei normali. Una delle caratteristiche più interessanti dei nuclei esotici è il cosiddetto clustering. Il clustering è il fatto, ve lo spiego in maniera generale, se prendete l'universo per la maggior parte dello spazio è vuoto, perciò le galassie che rappresentano delle anomalie, perché sono degli addensamenti dei cluster di materia. Se guardate la materia ordinaria, la materia ordinaria è distribuita in molecole ed atomi che sono dei cluster rispetto al resto del mondo. Se prendete gli stessi protoni o neutroni, potete descrivere come un agglomerato di quark, quindi sono una clusterizzazione. Cioè vuol dire cioè il fatto che la materia non si distribuisce in maniera uniforme nell'universo che conosciamo, ma tende a raggrupparsi in grappoli, in cluster. Ora, la visione normale che abbiamo noi del nucleo è quella di una sfera uniformemente carica con dei protoni e dei neutroni, mentre invece una visione che viene ultimamente sempre più abbandonata, soprattutto nello studio dei nuclei esotici, è la visione di cluster. La visione di cluster descrive il nucleo non come una sfera uniforme di neutroni e protoni, ma come una specie di molecola nucleare in cui praticamente ci sono dei pezzi di nucleoni che giocano la parte degli atomi e altri pezzi che giocano la parte, diciamo, dei legami. Quindi essenzialmente il disegnino che vedete qua, praticamente queste palline rosse e blu, rappresentano una descrizione a cluster dell'atomo del nucleo di berillio 10. Le due palline rosse che vedete sono i nuclei di elio, quindi due protoni e due neutroni, e poi praticamente i due neutroni in eccesso formano una specie di legame.
E questa è una struttura che si evidenzia in molti nuclei soggi e che dà una descrizione del nucleo come molecola nucleare, cioè il nucleo non viene visto come un tutt'uno, ma come una specie di molecola in cui sottogruppi del nucleo costituiscono degli atomi, gli altri sottogruppi del nucleo rappresentano i legami. Quindi è un discorso molto complicato, però fa capire che i nuclei soggi sono anche importanti per studiare le proprietà dell'interazione nucleare, perché ci sono evidenze di strutture particolari in questi nuclei soggi, che appunto praticamente per il nome di molecole nucleari, che vuol dire praticamente il fatto che la materia del nucleo si distribuisce in pezzi che sono più legati e altri nucleoni che fanno da legame, così come in una molecola ci sono gli atomi e gli elettroni che li legano. Passo la linea a Nancy. Perfetto. Come Paolo ci spiegava poco fa, i nuclei esotici sono importanti anche in alcuni processi stellari. Infatti, ad esempio, si ha il processo R, che è un processo di cattura neutronica, R significa rapido, per cui si formano nuclei molto ricchi di neutroni, sono nuclei che riescono ad interagire con un neutrone prima di poter decadere, e grazie a questo processo si ha la formazione, quindi la sintesi, di più della metà degli elementi più pesanti del ferro. Quindi, vediamo come possono essere prodotti i nuclei esotici, perché abbiamo detto all'inizio che noi li produciamo presso i nostri laboratori. Allora, noi utilizziamo un apparato, una facility, che viene chiamato FRIBS, e produciamo nuclei esotici sin dal 2001. In particolare utilizziamo una tecnica che viene chiamata tecnica di frammentazione in volo del proiettile. Abbiamo bisogno per farlo di nuclei stabili, e quindi utilizziamo in un fascio stabile, accelerato dal ciclotrone superconduttore, che collide su un bersaglio leggero, tipicamente un bersaglio di berillio. Qui vediamo sulla destra uno schema in cui vediamo il ciclotrone superconduttore, la posizione del target di berillio. Da questa collisione si generano tanti frammenti, tanti nuclei, alcuni stabili e alcuni instabili. Si forma il cosiddetto fascio cocktail. Abbiamo infatti poi bisogno di alcuni elementi appartenenti alle linee di fascio. In particolare, noi utilizziamo due dipoli posti a 45 gradi rispetto alla linea del fascio, che costituiscono il fragment separator, per poter selezionare gli isotopi di nostro interesse e poterli trasportare fino alla sala sperimentale, dove ci sarà un secondo bersaglio che serve per studiare le reazioni. Questo è uno schema riepilogativo in cui possiamo vedere il fascio primario, quindi accelerato dal ciclotrone superconduttore, il bersaglio, entrambi i nuclei stabili, la collisione, quindi la frammentazione con generazione di nuclei stabili e instabili, il cosiddetto fascio cocktail, e ovviamente, ancora una volta, una foto del ciclotrone superconduttore, che è proprio l'acceleratore che noi utilizziamo per accelerare il fascio primario. Ok, qui c'è un'animazione che ci consente di vedere la produzione del fascio cocktail, e a questo punto, se Paolo è già disponibile, io passerei la parola a lui, che ci fa vedere la facility FRIBS e ci spiega come trasportare e selezionare questi fasci. Salve, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ok, quindi eravamo rimasti, vi avevo fatto vedere che i nuclei accelerati escono dal ciclotrone e viaggiano lungo questi tubi. Ora, la facility FRIBS comincia in questo punto. In questo punto, non so se riuscite a leggere, c'è scritto Cooled Target. Questa regione, vedete, è anche coperta da plastica, che serve a frenare i neutroni che vengono prodotti nelle collisioni. In questo punto noi inseriamo, abbiamo il fascio accelerato dal ciclotrone e inseriamo essenzialmente un bersaglio simile a quello che vi ho fatto vedere prima. In realtà è un bersaglio più spesso, perché in questo caso il bersaglio ci serve per produrre i nuclei che ci interessano. Naturalmente in questo punto avviene una reazione, e in questa reazione si generano tutta una serie di nuclei. La maggior parte sono nuclei stabili, cioè nuclei che potevano già essere accelerati dal ciclotrone. Però all'interno di questo cocktail di nuclei ci sono un po' di quei nuclei esogeni di cui vi parlavo, cioè possiamo produrre carbonio 16, possiamo produrre l'ossigeno 14. Quindi alla fine il nostro scopo è quello di riuscire a catturare, a selezionare questi nuclei esogeni, che sono quelli che ci interessano, e portarli verso le sale sperimentali per fare delle reazioni che ci servono per studiarle. Quindi da qui esce fuori questo fascio cocktail, quindi tutto un insieme di nuclei stabili, esogeni e normali, viaggiano lungo queste linee, che sono sempre quadrupoli che servono a focalizzare, e alla fine vedete qua c'è un altro grosso dipolo, questo mattone blu.
Renzi ci farà vedere a cosa serve. In questo dipolo noi settiamo un valore del campo magnetico tale che all'uscita del dipolo su questo tubo cerchiamo di avere i nuclei che ci interessano, quelli esotici, e buttare fuori i nuclei normali. Tramite una coppia di questi dipoli noi riusciamo a selezionare i nuclei esotici e portarli fino alle sale sperimentali e renderli disponibili alla comunità che li vuole studiare. Quindi alla fine il trucco è fare una reazione nucleare, produrre nuclei esotici, selezionarli, non è una cosa facile, e poi utilizzarli per studiare le loro proprietà in altre reazioni nucleari. Ok, passo la linea a Nancy. Sì. Grazie Paolo. Allora, prima di andare avanti, io vi comunico che abbiamo già i due vincitori per le prime due domande che abbiamo fatto, e quindi rimanete con noi fino alla fine per gli altri premi. A questo punto, per gli studenti in linea, io appunto vi spiego come facciamo a selezionare e a soprattutto deviare i frammenti. Utilizziamo la forza di Lorentz, quindi in questo caso, come vedete in figura, come vedete nelle formulette riportate, abbiamo delle particelle che hanno una certa carica, che vengono accelerate, quindi hanno anche una certa velocità V. Queste risentono di un campo magnetico, come ci ha mostrato Paolo, e verranno di conseguenza deviate, percorrendo una traiettoria che in prima approssimazione possiamo definire circolare. Per noi è importante il prodotto tra i due termini, in particolare il campo magnetico ed R, il raggio di curvatura, perché questo è legato alla massa, alla velocità e alla carica delle particelle. Quindi controllando questo parametro riusciamo a selezionare le particelle di nostro interesse e a lavorare sulle loro caratteristiche, in particolare massa, velocità e carica. Ok, ai laboratori nazionali del Sud è in corso l'upgrade del ciclotrone superconduttore, che ci consentirà di produrre fasci stabili ad elevate intensità. Questo ci permette di costruire una nuova facility che viene chiamata FRAZE, che ci consentirà di produrre invece nuclei esotici con elevate intensità. Questo è uno schema che vediamo dei laboratori, in cui è riportata l'attuale facility FRIPS e la nuova facility FRAZE che attualmente è in costruzione. La facility FRAZE sarà altamente performante e riusciremo quindi a studiare tutte quelle caratteristiche che fino ad oggi non sono state studiate utilizzando FRIPS. Se Paolo è già arrivato, io vi faccio spiegare qualche altro dettaglio relativo a FRAZE e poi concludiamo il live. Ok, forse abbiamo ancora qualche problema di connessione. Paolo ancora non è arrivato nella regione in cui sarà costruita la nuova facility FRAZE. Noi attualmente siamo in una fase di lavoro, siamo in una fase sia di studio, non soltanto appunto di evoluzione, ma anche di studi simulativi, perché abbiamo bisogno di capire quali nuclei possiamo produrre e come produrli. E stiamo anche progettando un nuovo sistema che viene chiamato sistema di diagnosi, in cui vengono utilizzati i rivelatori al silicio, dei tipi di rivelatori al silicio, ma anche rivelatori SICK, quindi un po' differenti, che serviranno per controllare il fascio durante il proprio percorso, perché noi abbiamo bisogno di produrre il fascio e poi controllare l'evoluzione del fascio, quindi tutto il profilo del fascio, in ogni punto della linea, dal punto iniziale fino alla sala sperimentale, in cui poi si ha il secondo bersaglio, in cui poi vengono studiati processi invece di reazioni vere e proprie. A questo punto chiedo di nuovo se Paolo si trova già sulla postazione in cantiere. Credo di no. Quindi vi faccio vedere adesso i diversi fasci che possono essere prodotti col nuovo fragment separator. Questo ci può dare un'idea della diversità dei rate, delle intensità che riusciremo a raggiungere. Pensate che otterremo dei rate che aumenteranno fino a due ordini di grandezza. Bene, a questo punto io vi faccio vedere alcuni degli strumenti che vengono utilizzati presso i nostri laboratori, alcuni dei rivelatori. Tra questi c'è il multirivelatore Chimera, che è un rivelatore composto da 1200 elementi, costituiti, come vi dicevo all'inizio, da una combinazione di rivelatori al silicio, dello spessore di circa 300 microm, e rivelatori all'oiduro di cesio, quindi scintillatori. L'insieme di questi due rivelatori costituisce quello che i fisici nucleari chiamano telescopio e permette di investigare tutte le caratteristiche dei nuclei emessi. Possiamo identificare infatti la massa, la carica, possiamo avere informazioni sull'energia, sulla posizione delle particelle e anche sugli angoli di emissione.
Il multirivelatore chimera in particolare è un rivelatore molto grande, perché appunto è costituito da tutti questi occhi più piccoli, ed è stato proprio progettato per studiare quelle reazioni che vengono chiamate di multiframmentazione e che vi ho fatto vedere all'inizio del live, in cui vengono emesse tantissime particelle e quindi abbiamo bisogno di utilizzare tanti rivelatori e coprire tutto l'angolo solido per poter rivelare queste particelle. Grazie al multirivelatore chimera sono stati studiati anche alcuni processi relativi ai nucleosotici, come per esempio un'oscillazione della pelle neutronica rispetto alla parte centrale. Questi processi sono molto importanti perché effettivamente permettono anche di ottenere informazioni sul processo R che vi ho mostrato all'inizio, che poi ha degli importanti risvolti anche di natura astrofisica. Ok, a questo punto io vi chiedo di collegarvi al link che vedete qui in alto o di utilizzare il QR code per partecipare al nostro quiz. I primi tre classificati vinceranno i premi che vedete qui in figura, in particolare primo classificato, secondo classificato e terzo. Vi do qualche minuto per poter accedere, a breve vi forniremo il PIN per poter giocare insieme a noi e alla fine del quiz invito i vincitori a fare una foto della schermata e a inviarla al numero WhatsApp in modo tale che noi vi contatteremo per consegnarvi oppure spedirvi il premio. Quindi ancora qualche secondo e poi chiedo alla regia di condividere la schermata con il quiz. Grazie. Ok, siamo in attesa di giocatori, inserite il pin che avete fatto. Okay, aspettiamo ancora un po'. Ok, ancora qualche secondo. Credo che siamo in tanti. Credo che possiamo partire.
Bene, vediamo i vincitori. Grazie a tutti e complimenti vincitori. Io vi ricordo di fare la foto della schermata e di inviarci la foto al numero WhatsApp che vedete qui in alto, così noi vi contatteremo per consegnarvi o spedirvi i premi. A questo punto io passo di nuovo la linea a Paolo. Paolo, ciao. Prima ti abbiamo un po' perso. Non sono riuscito a farvi vedere l'area che è attualmente in cantiere in Villa Sciale. Non sempre nel separato perché è problema di rete, però spero che qualcuno di voi poi ci verrà a visitare in presente e vedrà le cose. Esatto, noi attendiamo momenti più semplici per farvi vedere i nostri laboratori. Naturalmente noi siamo a disposizione se avete domande, curiosità, se c'è qualcosa che volete approfondire, cioè siamo qui per interagire con voi. Quindi fateci sapere. Esatto, scriveteci, contattateci e rimanete con noi anche nei prossimi giorni perché ci saranno altri live dei laboratori in diretta in cui altri ricercatori vi faranno vedere altre attività che effettivamente si fanno ai laboratori nazionali del Sud. Bene, concludiamo qua. Grazie a tutti. Ciao Paolo, grazie. Ciao e grazie a tutti per la pazienza che ci ha ascoltato. Ciao. Ciao a tutti, grazie.